Il problema abitativo è particolarmente scottante in una città come Rimini. Sulle politiche abitative, il Comune ha aperto nuove iniziative con un protocollo che prevede incentivi sui canoni concertati, tra l'altro coinvolgendo varie associazioni di categoria. A Rimini sono circa 1.000 attualmente i canoni concertati, una tipologia di contratto poco utilizzata che offre per l'inquilino un affitto più conveniente e con un contratto regolare e per il proprietario dell'immobile agevolazioni fiscali come la riduzione dell'ICI. Essendoci casi in costante aumento di sfratto per morosità, il protocollo prevede un fondo del comune di 240.000 euro, non a fondo perduto, per coprire ritardi di pagamento fino a 5 mensilità e le spese legali in caso di sfratto. Il protocollo sarà attivo entro i primi di gennaio 2009. A questo si aggiunge la costruzione entro il 2010 di 307 appartamenti di edilizia convenzionata. Sentiamo l'assessore alle politiche abitative, Anna Maria Fiori. L'iniziativa che abbiamo messo in campo oggi e che abbiamo appunto diffuso attraverso la stampa è un'iniziativa secondo me molto importante perché diciamo abbiamo coinvolto, sono state coinvolte in modo attivo tutte le associazioni presenti sul territorio per fare un intervento a tappeto che vada proprio nella direzione di promuovere i canoni concertati. E quindi il Comune interviene nel caso in cui ci siano episodi di morosità da parte dell'inquilino, il Comune interviene fino alla contribuzione di 5 mensilità più le spese per diciamo legali, no? Per un eventuale, mi auguro di no, sfratto. E naturalmente rifacendosi poi sull'inquilino, anche perché noi non stiamo parlando di diciamo interventi in ambito, cioè di inquilini che non hanno un reddito. Noi stiamo parlando proprio di quella famosa, ormai chiamata da tutti, fascia grigia, che è rappresentata da persone che hanno uno stipendio, quindi, e che faticano realmente a trovare un affitto a Rimini nel mercato libero, anche perché, ahimè, ancora diciamo che a livello locale gli affitti a canone libero sono ampiamente praticati.